Salve a tutti, sono Sara e vi parlo dalla nostra emittente C Mazzarella di Cerreto Sannita. Ci troviamo davanti alla chiesa di San Martino Vescovo, la chiesa parrocchiale del nostro paese, detta anche collegiata. Vorremmo conoscerla meglio e questo servizio ci aiuterà a ricostruirne notizie e curiosità. L'intenzione è realizzare un puzzle virtuale della facciata della chiesa. Attraverso la collaborazione di tutti gli alunni della classe prima B, arriveremo a costruire pezzo per pezzo l'immagine di San Martino, incastrando i vari pezzi ogni volta che risolveremo le incognite sulla sua storia. All'occasione abbiamo invitato il nostro illustre antenato, che è in collegamento con noi, il guerriero Sannita. Con le sue domande ci aiuterà a ricostruire il nostro puzzle. Ciao ragazzi, sono il guerriero Sannita, vengo da lontano 4 secolo avanti Cristo. Vi ricordate, vero? E visto che manco da un po' e sono cambiate tante cose, insieme a voi vorrei conoscere la storia di questa bellissima chiesa. Vedo che il paese è in un posto diverso da dove avevamo costruito la roccaforte del nostro valoroso popolo Sannita, la Communium Ceritum, e mi accorgo che ancora oggi non siete riusciti a scoprire dov'era. Io non ve lo posso rivelare, sapete com'è, noi Sanniti abbiamo fatto il giuramento della legge olinteata, ma sono sicuro che voi, da buoni Sanniti caparvi, con delle ricerche e con l'aiuto di esperti studiosi, prima o poi riuscirete a trovarla. Ma adesso cominciamo, voglio partecipare a questo gioco, andiamo a costruire il nostro puzzle, io vi faccio le domande e voi mi rispondete. Prima domanda, questa chiesa è stata sempre in questo luogo da quando è stata posata la prima pietra? Questa domanda risponderanno Matteo e Antonella. No, in origine la chiesa non si trovava qui, ma nella vecchia Cerreto. Poi conosciamo una data importante, il 1544, quando divenne collegiata. Era una chiesa destinata ad accogliere molti fedeli, perché Cerreto all'epoca aveva molti abitanti. Non abbiamo delle immagini della prima chiesa, ma solo dei disegni, perché il terremoto del 1688 la rase al suolo completamente, insieme al suo campanile. Antonella, e tu di cosa parli? Dopo il terremoto si decise di ricostruire il paese più a valle. La ricostruzione della chiesa fu voluta dai conti Carafa nel rispetto dei canoni della tradizione barocca. La collegiata fu collocata, come possiamo vedere, al centro del nuovo paese, a capo di un'ampia piazza, di fronte al Palazzo del Genio e alle ex carceri feudali. Bene, possiamo posizionare il primo pezzo del nostro puzzle. Adesso vorrei sapere qualcosa sulle dimensioni e sulla forma della chiesa. Giovanni, vuoi parlarcene tu? Sì, certo. La collegiata venne progettata da Giovanni Battista Manni, lo stesso ingegnere che ideò il nuovo tessuto urbanistico di Cerreto. Si estende su 2000 metri quadrati di superficie a pianta di forma rettangolare, lunga circa 58 metri, larga 32 metri ed alta 25 metri. Bene, possiamo posizionare il secondo pezzo del nostro puzzle. Vedo davanti a me una bella scalinata. Chi me la illustra? Renato, vuoi parlarci della scalinata? Quest'ampia scalinata, tutta in pietra, è divisa in quattro rampe. Di fronte al primo pianerottolo è posto lo stemma in pietra della confraternita del Santissimo Corpo di Cristo, raffigurante il calice e l'ostia. Alle due estremità del pianerottolo, due scale curve salgono fino al sagrato, dove si congiungono con altre due scale rettilinee che partono rispettivamente da Via Sagno e da Corso Giuseppe d'Andrea. Il parapetto in pietra è costituito da tanti balaustri e pilastrini. Questa magnifica scalinata barocca è un elemento di unione tra la piazza e la chiesa. Molto interessante, vorrei quasi salire su per la scalinata con voi. Bene, un altro pezzo del nostro puzzle è andato al suo posto. Certamente, caro guerriero Sannita, anche per noi è sempre stato bello scendere e salire da queste ampie scale. E cosa mi dite a proposito della bella e particolare facciata? Della facciata ci parleranno Umberto e Andrea. La facciata è molto alta, circa 25 metri.
ha una forma rettangolare e retta da quattro lesene ornate nelle parti terminali da punti di stucco ad alto rilievo. Sopra il cornicione si trova un timpano sagomato dove si erge una grande croce di ferro. I tre portali in pietra presentano dei frontoni sporgenti. Triangolari per i portali, laterali e semicircolare per il portale centrale. Al di sopra dei portali laterali figurano due stucchi raffigurati il calice e lo Spirito Santo. Vedo bene. Un altro pezzo del nostro puzzle va aggiunto. Ma solo adesso noto un qualcosa di emozionante per me. I ricordi mi travolgono. Le parole non riescono a comporsi. Un sussulto. Quello che vedo a terra era nel mio villaggio? Parlerà Umberto. Proprio così, valoroso guerriero. Al centro del sagrato è ingastonata una meridiana di epoca romana, proveniente proprio dal villaggio sannita di Cominium Cerritum, detto da alcuni anche come Ocritum. Questa meridiana è composta da larghe strisce di travertino che suddividono simmetricamente il sagrato. Vi sono incisioni nella pietra che rappresentano numeri romani indicanti le varie ore del giorno. Notiamo che sono disposti in una sequenza indecifrabile e non se ne conosce il motivo. Beh, da come ricordo mi sembra che i pezzi non siano nella stessa posizione in cui erano prima, ma questo non è importante visto che oggi avete altri strumenti per calcolare il tempo. Intanto un altro pezzo del nostro puzzle è andato a segno. Adesso, guardando in alto, mi chiedevo se questa chiesa possiede un campanile. Chi mi sa rispondere? Vediamo se questa risposta può darla Sara. Il campanile si affaccia sul Corso d'Andrea e per motivi antisismici non fu possibile realizzarlo secondo la forma tradizionale. Esso consiste in una larga parete della chiesa stessa, dove sono posizionate due grosse campane. Il pezzo numero 8 del nostro puzzle è andato al suo posto, bravi! Adesso direi di entrare all'interno, che mi dite? Caro guerriero, entriamo in chiesa! Ci aiuti ad esplorare l'interno della chiesa? Certamente, l'interno è ampio e luminoso e ha tre navate con cappelle laterali. Più avanti c'è un transetto breve, il presbiterio, e sollevando lo sguardo vediamo la cupola sopra di noi. La cupola, completata nel 1701, è costituita da 8 costoloni che convergono verso lo stucco centrale raffigurante il calice e l'ostia. La navata centrale è stata realizzata intorno al 1720. Le navate laterali sono separate dalla centrale da 5 arcate per ciascun lato. Maria Paola ci parlerà delle decorazioni e degli stucchi. Ci sono anche molti stucchi e decorazioni. Gli stucchi sono di stile neoclassico e le due grandi acquasantiere adiacenti ai due pilastri d'ingresso presentano una ricca decorazione di marmi bianchi, gialli, rossi, azzurri e scuri. Il pulpito è in legno di noce. Nella navata centrale sono esposti 14 quadretti della Via Crucis, realizzati da un ignoto pittore del Settecento. Un momento, in fondo alla navata vedo qualcosa, è l'organo che ci descriverà brevemente Martina e poi se ne parlerà più approfonditamente il professore Nino Di Luise. Nell'ultima arcata a sinistra della navata centrale è posizionato l'organo che presenta una cassa in stile barocco. La balaustra, il baldacchino, la cassa e le decorazioni esterne sono del XVII secolo. L'organo della chiesa di San Martino Vescovo è un organo che risale intorno alla metà del 1800. Fu acquistato per 300 ducati dall'organaro Domenico Petitto, un napoletano.
Cenni storici su questo organo ne sono ben pochi, però da una ricostruzione storica trattasi di un organo positivo che succede all'organo portativo, così chiamato perché era di piccole dimensioni, quindi aveva soltanto una cassa armonica ed era possibile trasportarlo. L'organo positivo succede al portativo e inizia ad avere un'altezza pari a 2 metri e mezzo, 3 metri. La caratteristica è che ha una facciata di canne ben visibile, le cui canne possono essere disposte o a mitria o a triangolo o a scudo. In questo caso abbiamo una facciata di angolo di canne disposte a mitria. L'organo positivo è un organo di piccole e medie dimensioni e serviva per il solo accompagnamento liturgico o di eventuali scole cantorum. La tastiera è di ridotte dimensioni, non supera le 3 ottave e mezza, con una piccolissima pedaliera. La caratteristica dell'organo positivo era che era un organo con un mantice, un sommier. I sommier erano praticamente delle casse dove veniva immessa l'aria soffiata dai mantici, e un solo manuale, cioè una sola tastiera. C'erano anche, e ci sono tuttora, organi positivi con più manuali. Tanti erano i manuali, tanti erano i sommier. Anticamente esisteva nelle chiese la figura del tiramantice, una persona che praticamente nel retro dell'organo era addetta a soffiare il mantice. Poi c'era una seconda persona che era il tiraregistri, ossia colui che azionava i diversi suoni delle canne a seconda della partitura che andava eseguita, e la figura dell'organista. Successivamente, con l'avvento dell'elettricità e quindi dell'elettronica, i mandici non sono stati più azionati a mano, ma tramite degli impulsi elettrici. Quindi vengono emesse delle pompe d'aria, come l'organo che è stato qui ristrutturato. La pompa d'aria immette l'aria, la stessa aria, nel sommier che aziona le file delle canne. Quelle che si vedono non sono tutte le canne dell'organo, ma ogni canna ha di solito dietro di sé una fila di 3, da 3 a 5 canne aggiuntive. Caratteristico di quest'organo è anche l'introduzione, si possono notare più piccoline, dell'uccelliera, che erano, chiamiamoli così, degli effetti speciali che venivano dall'estero, perché in Italia non erano costruiti, venivano dall'estero e servivano per fare dei suoni aggiuntivi, dei suoni più particolari. Di limitata, anzi direi limitatissima introduzione nelle partiture organistiche del tempo. Ma vedo che ci sono tante nicchie? Proseguendo, vediamo che sulla navata a sinistra si affacciano 5 cappelle, vero Umberto? Infatti, la prima risale agli inizi del XX secolo e contiene il gruppo scultoreo in cartapesta della Madonna di Pompei. La seconda è intitolata La Madonna Immacolata. Nella terza è raffigurato Sant'Andrea Vellino, mentre muore durante la celebrazione eucaristica, fra la sorpresa dei fedeli. La quarta è intitolata La Madonna della Purità, con un dipinto dai colori tenui e luminosi, un altare in marmo rosato e il pavimento in ceramica ceretese antica, con motivi a rosa dei venti e festoni. Nella quinta cappella compare una tela raffigurante la Madonna del Rosario fra i Santi Antonio, Domenico, Rosa e Caterina. Il pavimento in ceramica ceretese antica, costituito da rose dei venti e festoni, dei tipici colori della ceramica locale settecentesca. Qui si trovano la tomba di Andrea Salvatore, facoltoso imprenditore, e il sepolcro di Andrea Mazzarella, patriota e letterario ceretese. Quante meraviglie ci sono! Bravi ragazzi! Altri tasselli del nostro puzzle possono essere inseriti. Ma continuiamo. Guardiamo qui a sinistra, c'è una cappella. Umberto, parlaci un po'.
Certo, è la cappella del Santissimo Sacramento, con un altare in marmi policromi intarsiati. Vediamo alcuni dipinti, come l'ultima cena. Nel dipinto la luce è irradiata dal volto del Cristo e dal pane, che viene inteso come pane di luce e perciò fonte di vita. Altri dipinti rappresentano il miracolo della manna nel deserto, con la figura di Mosè che indica con la verga il miracolo ottenuto da Dio e Cristo con l'adultera. Quale sarebbe l'altare della pietà? Guardiamo qui invece, c'è un altare, credo sia l'altare della pietà, vero Antonella? Sì, nel braccio sinistro del transetto è situato l'altare della pietà. Il dipinto che lo sovrasta raffigura la Madonna che piange sul corpo senza vita di Gesù. Nel braccio destro del transetto si trova l'altare di San Michele Arcangelo, rivestito in marmo, con una tela che raffigura l'arcangelo con la sua spada fiammeggiante, respinge gli angeli ribelli. Qui si trovano anche due espositori in legno con due statue del XIX secolo raffiguranti San Martino Vescovo e il Sacro Cuore di Gesù. Ci troviamo nella sacrestia, cosa sai dirci Gianluigi? Nella sacrestia, oltre all'altare in legno, sono conservate sculture e tele settecentesche di notevole pregio. Nel locale, che precede la sacrestia, è esposta una raccolta di antiche ceramiche cerretesi, costituita prevalentemente da rigiole del XVIII e XIX secolo. E il presbiterio cosa sarebbe? Bella domanda! Concetta, tu sai cos'è il presbiterio? Il presbiterio è zona della chiesa destinata ai preti e all'altare. Qui fu realizzato intorno al 1730. Gli stalli sono dei veri capolavori. La spalliera è divisa in 6 scomparti da pilastrini a rilievo con capitelli corinzi stilizzati. E ogni scomparto, al centro, presenta un riquadro dei bordi scanalati. I seggi sono delimitati da braccioli sagomati a volute e la spalliera degli stalli per i missionari, ad essi sottostanti, funge da inginocchiatoio e da reggio agli stalli canonicali. L'altare maggiore è in marmi intarsiati nei colori bianco, rosso e azzurro. Il paleotto è costituito da un'unica lastra e presenta al centro una croce adornata da ricchi motivi floreali. La tela che sovrasta l'altare raffigura la gloria di San Martino ed è opera del pittore napoletano Paolo De Falco. Il santo, assiso su una nuvola tra cherubini ed angeli, rivolge lo sguardo al cielo, mentre due angeli reggono la mitra e il pastorale ed un terzo taglia il mantello con una spada. Le due colonne ai lati del grande dipinto sono sovrastate da due angeli reggilampada scolpiti sul legno. Ai lati dell'altare ci sono due sculture, Gesù risorto e la Madonna della Libera, pregevole scultura in stile romanico bizantino. Alle pareti invece abbiamo due dipinti del XVIII secolo. Uno è l'Assunzione della Vergine, tempera su tela. Dall'altro lato invece abbiamo la Fuga in Egitto, olio su tela. Altri tasselli vanno a completare il nostro puzzle. Questa volta vorrei anche sapere del lato destro della chiesa, ci riuscite? Ma certo, la nostra Chiara ci parlerà delle cappelle laterali qui a destra. Sulla navata destra si affacciano 5 cappelle. Nella prima vi si trova il fonte battesimale in pietra con coperchio e rame sbalzato. Sulla parete è presente una tela inserita in una bella cornice in legno intagliato, raffigurante la Madonna del Soccorso, che con un braccio regge Gesù Bambino, mentre con la mano destra è nell'intento di bastonare il diavolo, steso per terra al suo fianco. Numerosi putti assistono alla scena, due dei quali reggono la corona della Madonna, mentre un bambino si nasconde dietro la veste della Vergine. Alle pareti laterali, due tavole di legno dipinte raffigurano la speranza e la fede. La seconda cappella è dedicata a Santa Rita, con la statua di Santa Teresa e la ceramica di Cristo risorto del maestro Magda Kluska. La terza è dedicata a Gesù Redentore. Questa cappella venne realizzata grazie alle offerte dei fedeli cerretesi e degli emigrati in America. La quarta cappella è dedicata a Santa Lucia, dove troviamo una bella tela di Santa Lucia e di Santa Apollonia.
quinta è dedicata a San Biagio, con la statua del santo e le tele di Gesù Crocifisso e di Sant'Alessio Falconieri. Insieme alle nostre amiche abbiamo parlato di un sogno. Uno sguardo in alto ci fa pensare che possiamo immaginare un gioco di colori attraverso le vetrate in alto. Sono seduta sul bordo della vasca della Fontana dei Delfini. Guardo di fronte a me la chiesa di San Martino. Guardo la finestra con i suoi vetri bianchi che brillano al sole. Improvvisamente il cielo diventa scuro. La facciata ruota e appaiono tutte le altre finestre. Queste si staccano e danzano intorno a me. I vetri si frantumano. Sono confusa e triste, ma ecco, si alza un vento leggero, di nuovo splende il sole, i vetri volano nel vento come tanti fogli di carta colorata con tutti i colori dell'arcobaleno. Come in un puzzle vanno a ricomporsi alle finestre, è stupefacente, sì, li voglio così. Caro guerriero, sarebbero ancora tante le cose da scoprire della chiesa, ma altri nostri amici ne parleranno appresso e vedrai che sorprese. La chiesa unita alla piazza costituisce il fulcro principale della vita della Cerreto Sannita di oggi, come lo era per la Cerreto di ieri. Adesso, caro guerriero, vorremmo sapere se siamo riusciti nel nostro intento, cioè completare il puzzle. Certo ragazzi, siete stati bravi e chiari. Insieme abbiamo realizzato un puzzle meraviglioso ed è quello che volevamo. Visto che siete riusciti in questa difficile impresa, vorrei darvi un nuovo compito, molto importante per me: scoprire il luogo di fondazione della Communium. Spero che per la prossima occasione mi darete buone notizie. Felice di essere tornato tra voi, vi saluto e vi dico a presto. Grazie, ci proveremo sicuramente. Arrivederci, caro guerriero. Dall'IC Mazzarella e dalla chiesa di San Martino è tutto. Chiudiamo il collegamento e vi ringraziamo dell'attenzione. Arrivederci a tutti.